Nella storia l'uomo trova la sua identità, una profonda convinzione che si è radicata negli studenti del polo scientifico-tecnologico di Sulmona, che si sono cimentati con la guerra del 15-18 e con l'armistizio dell'8 settembre 1943, proclamato dal generale Badoglio, che sanciva l'inizio della resistenza. Intorno a questi due aspetti, che richiamano entrambi i conflitti mondiali, stamane nell'Aula Magna del Liceo Scientifico Enrico Fermi, l'Associazione Invalidi e Mutilati di Guerra ha consegnato 5 borse di studio agli alunni del Polo che, dopo aver presentato degli elaborati di vario genere, tema libero, diario personale o poesia, sono stati premiati per la spiccata sensibilità mostrata nel fare memoria, un passo fondamentale per la costruzione di ogni futuro. Gli studenti ritenuti meritevoli delle borse di studio sono Fabrizio Cassetta e Andrea Bonitatibus, entrambi primi classificati, Cristiana Iso al secondo posto, ex aequo, terzi in graduatoria per Viviana Matis e Nino Commito. L'associazione, oltre alla riconoscenza intellettuale, ha conferito anche dei premi in denaro così distribuiti: assegno di 400 € ai primi classificati, 300 € alla seconda e 200 € ai terzi in graduatoria. Il mio componimento è stato un diario inventato, però le sue storie sono verità, infatti sono storie raccontate a me da mia nonna. Il mio brano invece è un trattato, se vogliamo, fra poesia e prosa, che descrive un generale della mia fantasia che ha scontato le cecità e le cancrene della Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo quella della Shoah e delle brutture commesse, ma soprattutto il peso che la Shoah concerne. Allora, il mio è un diario inventato da me, ma che si basa, diciamo, su storie realmente avvenute. Infatti mi rifaccio a diari come per esempio quello di Ettore Troilo, quello di Nicola Troilo, che sono due delle più importanti, diciamo, personalità della Brigata Maiella. Beh, il mio componimento invece è un saggio breve che prende in considerazione il principio di libertà e il suo sviluppo attraverso i secoli d'Italia, partendo dal Risorgimento, quindi l'Unità d'Italia, passando per la Resistenza fino ai giorni nostri. Sono soddisfatto per il lavoro svolto da questi ragazzi, ha dichiarato Raffaele Di Pietro, che ha ribadito come i giovani debbono approfittare in questo momento per dialogare con coloro che la storia l'hanno vissuta. Oggi trovano noi, ha aggiunto, domani resteranno solo i libri. La stoffa questi ragazzi ce l'hanno, soltanto hanno bisogno ancora di approfondire con i convegni, penso io, e con la loro presenza presso quando facciamo le cose, le manifestazioni combattentistiche del 25 e del 4 di novembre, vedere, quindi, insomma, cioè, ecco, fare questi incontri. Noi abbiamo l'associazione, un bellissimo salone dove possiamo parlare come ci pare. Se da un lato è importante conoscere la storia personale, dall'altro è ancora più interessante toccare con mano il passato di coloro che hanno vissuto la resistenza in ambito abruzzese, a dichiararlo Costantino Felice, che nella seconda parte dell'incontro ha presentato il suo testo, Dalla Maiella alle Alpi, storia della resistenza in Abruzzo. In Abruzzo c'è stato un grosso movimento partigiano che per alcuni aspetti non ha eguali né in Italia né in Europa, di partigiani che hanno combattuto non solo per la libertà e la democrazia, il ritorno della libertà, la liberazione dell'Abruzzo, ma anche per la liberazione dell'Italia intera attraverso la Brigata Maiella che è arrivata fino a Bologna e appunto alle Alpi, come dice il titolo del libro.